Bentornati sul canale di Access00, bentornati finalmente a un nuovo episodio di Super Mario Maker 2. Chiedo scusa per l'inattività di questi giorni, ma è stata un po' così. Chiedo venia, se avete seguito i miei social, Facebook o Telegram, sapete un po' tutto. Quindi c'è problema di dilungarmi troppo. Qui l'importante è che i video tornano. È così, è giusto? Vi ringrazio di cuore tantissimo per i 20.000 iscritti. Grazie, grazie, grazie di cuore. Ancora grazie per tutto quanto, veramente grazie di cuore. Uscirà appena possibile, doveva uscire entro questa settimana il video dei 20.000 iscritti, uno speciale 20.000 iscritti, però purtroppo lo rimanderò appunto per i problemi che ho avuto, quindi magari uscirà la prossima, però uscirà, sarà come quello dei 10.000, neanche con il video 450 di Super Mario Maker uscirà, tranquilli, non ci sono problemi. E detto questo, allora, riprendiamo subito con i livelli perché la cosa importante. Domani esce Link's Awakening di Zelda, The Legend of Zelda, Link's Awakening, scusate, remake o reboot? Remake, credo sia, da definire, del vecchio Link's Awakening... vecchissimo per Game Boy, mamma mia, non vedo l'ora di giocarlo, sinceramente lo porterò sul canale, quindi non ve lo perdete, mi raccomando, serie di Zelda nuova ci sta tutta. Primo livello di quest'oggi è di Zoro3939, si chiama Blu, bene, mi piace tantissimo, io adoro il blu, quindi ambientato in Super Mario World, leggi il titolo, Blu, d'accordo, l'ho letto, ok, a posto, bene, record di Andre 42 in 25 secondi 844 millesimi e tentativi 786 riusciti 92, però percentuale di successo 11,70, né troppi né troppo pochi, è una via di mezzo, l'11% di solito è uno spartiacque tra i livelli un po' più tosti e quelli facili, il 10%, è una via di mezzo, non sai mai com'è veramente, perché dipende chi ci ha giocato. Ho sbagliato io, clamorosamente, bastava darsi una spintina in più oppure saltare leggerissimamente prima ed ero a posto. Io invece ho voluto fare così e ci sono morto. Ok, sembra più un parkour che altro. Questo volendo si poteva... oddio, si poteva quasi evitare. Che ho fatto io premendo questo affare? Esattamente, giusto per sapere... ho detto se scendo mi arriva il Goomba in testa, invece no. Via! Mica per cattiveria, ma... ci provo! No, vai! Grande! Grandissimo! Voi direte, perché l'hai fatto? Perché volevo vedere che c'era di qua? E oltretutto... ok, ho fatto una stupidata, cioè, fatta inutile. Però almeno... abbiamo capito che succede. Va bene, ci siamo trovati la scorcia e poi anche... scorciatoia. E poi anche il modo di tornare indietro, ma alla grande così. Ecco che cosa serviva il blu. I mattoncini blu e lo switch serviva a quello. Avete visto? Altrimenti c'era le spine lì se non lo provavamo. Per ora un bel livello, senza ombra di dubbio. Un buon livello, un ottimo livello. Ora vediamo un po' come prosegue. Ma per ora ci siamo. Io faccio questo perché mi sembra più corretto. Anche perché quello non so quanto avrebbe continuato a fare così. Però un consiglio un po' a tutti. Alla fine non mettete blocchi serpentini che vanno per i fatti suoi proprio col traguardo davanti, perché è inutile, cioè così io posso prendere, saltare e arrivare alla fine. Magari come ho fatto io non prendo la one up, però bastava aspettare un attimo che salisse per arrivare alla one up. Non è che ci voleva proprio l'aspettare che fosse sopra e quant'altro. È un po' messo così. Per il resto gran bel livello, Zoro. Io il bello te lo lascio. Mi sono divertito a farlo. È un ottimo livello. Ho avuto una fortuna sfacciata lì con la piattaforma quando ho rollato via dal tuomp. È andata benissimo. Spero di non sbagliare i nomi quest'oggi. Anche perché mi vedo male. Sono un po' arrugginito poi tutto. Quindi, mamma mia. Anche per le altre serie, oggi forse uscirà solo questo video perché ancora non sono al 100%, quindi vediamo un attimo. Però, prevedo tragedia a non finire, specialmente per la nuova serie di Zelda, che inizia domani. Mamma mia. Ogird? No, scherzo, ovviamente Ogird o Ogird, non so come chiamarti. Ci porta First Level, ambientato in Super Mario Bros, record di Sinjongi.
in 17 secondi 458 millesimi, tentativi 214, riusciti 24. Percentuale di successo 11,21%, che questo è in quella soglia lì un po' strana. Primissimo livello, tac, corto ma bello. Bene, primissimo livello, addirittura, proprio la tua prima creazione. Vediamo un attimo che cosa hai fatto. Meno male che era la prima creazione, perché se non era la prima creazione, che diamine avrei fatto io, esattamente, giusto per capirlo. Allora, andiamo un po' a vedere se hai messo qualche segretuccio. No. Ok. Io purtroppo... Ok. Leggerissimo problema con Mario quando è in questa forma. Ok, con le spine più che altro. Qui c'è niente sotto, no? La moneta rosa l'ho presa, ce n'è solo un'altra. Bello questo. Bello questo. Ma bello, bello, bello questo. Allora, facciamo una cosa. Ok. Bene. Era quello che dovevo fare, quindi alla grande. Ho la chiave. Carino, decisamente carino fatto così. Mi dispiace solo che siamo alla fine praticamente. E ovviamente sono morto. Io le spine le odio profondamente in Super Mario Bros. Non perché... perché ci arrivo sempre corto. Io non so perché. Arrivo irrimediabilmente corto ed è un problema. Ma se uno arriva qui poi... Bravo. Bravo. Bravissimo. Buon level design. Perché mi ha impedito di rimanerci. Stupidamente, tra l'altro. Rimanere lì era brutto. E hai fatto... Rimanerci qui invece è più bello. E hai fatto bene a metterci quel blocco. Taglio ora, volevo solo vedere se effettivamente c'era un qualche modo per tornare via di lì o no. L'hai messo. I miei complimenti. Ottimo. Stavolta sono arrivato di qua col potenziamento, quindi dovrebbe essere decisamente più easy la situazione. Voglio provare però a non perderlo, perché va bene così. Ok. Meno male non ho saltato la bandiera come al solito. È andata bene così, grandi. Carino, carino, carino questo. Tra l'altro mi ricordo che c'era un livello in Super Mario Bros. Dove si poteva arrivare più lunghi della bandiera. E era una sorta di glitch, credo, una sorta di bug. In pratica si arrivava più lunghi oltre la bandiera e il livello continuava a profusione. Mi sembra fosse in Super Mario Bros., nel primo Super Mario Bros., se non erro, ci fosse modo farlo, ma non ricordo il livello esatto in cui si poteva fare. Era una cosa però interessante quella. Sarebbe divertente cercare di ricreare una cosa anche qui, però non so quanto effettivamente... Sarebbe una specie di easter egg da mettere alla fine del livello. Però non si può fare perché oltre... Cioè, la bandiera è sempre alla fine qui, purtroppo. A meno di non mettere un tubo, però è stupido. Peccato sta cosa, di non mettere la bandiera dove si vuole. Per forza alla fine. È un peccato. Comunque, gran bel primo livello, questo. Un ottimo primo livello, corto, breve... Però ci hai pensato e strutturato bene. Bravo. X-Trick ci porta a Normal Day into the Desert. Ottimo. Ambientato in Super Mario World. Meno male non in Super Mario Bros. 3 perché altrimenti avrei avuto paura del sole. Stay alert. Ok. Fate attenzione. State in guardia. Bene così. Record di Ale RV in 1 minuto 22 secondi 0,16 millesimi. Wow. Percentuale di successo 1,41. Tentativi 282. Riusciti solo 4. Solo 4. Mamma mia. Ottimo. Ottimo. Qui se raggiungi il traguardo puoi aver raccolto tutte le monete da 50 che sono 3. Bene. Quindi non ci saranno checkpoint né nient'altro qui perché c'è l'obiettivo da raggiungere. Ci sono da raccogliere le monete da 50. Ora la domanda è: dove saranno le monete da 50? E questo potrebbe essere un problema. Tanto vediamo un po' di prendere queste monetine. Che schifo non fanno. Comunque siamo in Mario. Cerchiamo di prenderle. No, le monetine se possibile. Qui non vedo niente. Quindi entriamo nel tubo. Non dilunghiamoci troppo. Non perdiamo eccessivamente tempo. Moriamo invece nel vuoto. No, ok. C'è il vento però, Ale. Occhio. Questa è una mezza fregatura. No, no. Perché? Il vento mi ha fregato in maniera irrimediabile e tremendamente stupida. Qui c'era... Ok, c'era un fungo. Mi sembrava, ricordavo che c'era qualcosa. Però non mi ricordavo dove esattamente, se sotto sopra, se al blocco interrogativo sotto o a quello appunto più in alto. Ma qui c'è qualcosa eventualmente. Perché hai messo... Ah, forse per fregarti meglio. Ale, occhio. Va... No!
Ok, c'è qualcosa qui. Ecco, questa è una fregatura, tutto sto coso. È una gran fregatura. No, no. Coso inutile. Servia. Funziona per una volta. Maledizione. Vai ora. Vai ora. No, 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 no. Sì, ce l'ho fatta. Grandi così. Perché? Se posso mi metti il basculante in quel modo, io non lo prenderò mai. Mi ci vuole un quarto d'ora per cercare di superare il turbine. E tra l'altro io non ho ancora visto una moneta da 50. Ma è normale sta cosa? O me le sono perse in giro? L'avete viste voi? Perché io non ci ho fatto caso, sinceramente. Non credo ci fossero. C'è però una cosa che effettivamente non ho provato a fare. Ok. Onestamente, questo forse è meglio dell'altro. Ma qui che c'è? Quanto ho rischiato. Vabbè, se proprio devi morirci, moriamo bene, no? Ok, 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 ok. Gente, la piattaforma. No, il basculante. No. Maledetto Lakitu. Esci di qui. Lakitu! No! Lakitu malefico. Via! Preso! Via di qui! Ok. Premiamo, non lo so, questo? No, aspetta. Dai che ce la faccio. Ah, giuro che per un attimo pensavo di aver visto una moneta da 50, me l'ha preso male. Qui forse c'è qualcosa. Ma ho scorciato? O no? Non lo so, onestamente. Che ho fatto? Ci proviamo? Allora, con calma, quando non c'è vento. Ok. Pericolose le porte qui quando non c'è vento. C'era una moneta da 50, meno male sono... Meno male sono venuto qui. Mi sarei perso una moneta da 50, altrimenti... E come ci torno indietro adesso? Così. Bene, meno male. Meno male. Il vento è estremamente, estremamente pericoloso. Oh, il sole, mi mancava. Bravissimo. Che c'è lassù? Si fanno ste cose. Non si fanno ste cose. Ok. Ci provo. Da qualche parte andremo a finire. Avevo visto che c'era una zona comunque dove potevamo rimanere vivi, più o meno. Avrei voluto un potenziamento, non quella roba. Mi manca una ancora di moneta da 50. Eccola lì. Come diavolo la prendo? Yoshi. Ok, perfetto. Giustamente. Vieni qua. Allora, preso. Ora, occhio e croce. Devo premere quello con Yoshi. Che è difficilissimo quello da premere con Yoshi. Ah, ci rivediamo lì. Tosto, tosto, tosto. Quella parte lì, alla fine, senza possibilità di avere un checkpoint, è cattiva. Molto cattiva. Forse se avessi fatto un salto più lungo con Yoshi, non mi sarebbe neanche importato di avere quello switch. Forse quello switch sarebbe stato abbastanza inutile. Ci voglio... Quando ci ritorno ci riprovo, senza switch. Vediamo un po' se ce la facciamo, perché secondo me c'è modo. C'è modo a fare quello? Ok. L'abbiamo visto. Ho ripreso una moneta da 50. Ora, se io faccio una cosa di questo tipo, secondo me funziona meglio, no? Grandi così! Perché mi sono ricordato che la cappa si può usare anche in volo con Yoshi. E si plana anche con Yoshi. Non è che sparisce la cappa se c'è Yoshi. Ed è una combo di potenziamenti molto utile. Oh, bel livello. Indubbiamente è un bel livello X-Trick. Tra l'altro mi sono divertito veramente tanto a farlo. Tosto perché appunto non potendo mettere i checkpoint diventa complesso, concreto. Però si può sfruttare al meglio la K in diversi punti, come vi ho fatto anche vedere. E secondo me la K semplifica veramente tanto tanto tanto
tutto il livello, un po' tutto il livello, una volta che sai cosa fare, perché se riesci poi a prendere il volo, una volta che hai preso le monete da 50, vai a dritto, cioè non è che devi fare poi chissà cosa, però ti è uscito bene, veramente, ti è uscito un bel livello, i miei complimenti davvero. Martino 24, non so perché mi è sempre rimasto simpatico il nome Martino, mi sta simpatico a pelle proprio il nome, ambientato in Super Mario World, il suo livello che si chiama My First Level, quindi il suo primo livello, livello cortissimo ma divertente da giocare, lo scopriamo insieme. Record di Izir in 32 secondi, 650 millesimi, tentativi 151, riusciti 12, percentuale di successo 7,94%, facilissimo, non direi, cortissimo, vediamo. Non sembra, dato che ci ha messo comunque 32 secondi chi ha fatto il record, quindi non direi proprio cortissimo. Ora lo scopriamo insieme com'è. I tag sono classico e corto ma bello, eh. Vediamo un po' che cosa hai creato esattamente. Allora, qui c'è un po' di roba. Però c'è qualcosa qui, hai nascosto magari un blocco? Sì, c'è un bel potenziamento. Beh, si inizia bene comunque. Iniziare con un potenziamento e se... sempre una gran cosa, anche iniziare volando nel vuoto è sempre una gran cosa. Mi mancano gli easter egg di Super Mario Maker 1, vi giuro. Mi mancano proprio tanto. Ve li ricordate quando andavamo nel vuoto che ogni tanto, nel vuoto che ogni tanto veniva fuori roba? Mi manca. Che si sentiva Mario. Non... quello è un peccato che non gli, ne abbiano messi altrettanti, perché erano veramente fighi. Qui bisogna saltare sul posto e cercare di evitare tutto. Urca. Qui bisogna cercare di fare veloce allora ad arrivare lì al tubo, più che altro. È l'unica cosa che mi viene in mente. Fare veloci per arrivare di là. Hai comunque messo dei potenziamenti, parecchi per la verità. Perciò... ok, non mi sono azzardato a scendere dentro perché la vedo come una trollata. Mi sembra più una trollata che altro. Cioè, se io entro dentro ci sono i blocchi nascosti sopra che magari mi bloccano. Quindi, preferito evitare. Questo è molto semplice. Va bene. La difficoltà è al contrario. Cioè, invece che impennare, va giù. Va in discesa libera. È difficile all'inizio. Più, molto, molto più semplice dopo, verso la fine, da metà in poi. Praticamente la prima parte è bella tosta, la seconda è tutta molto, molto easy. Occhio a calibrare meglio la difficoltà la prossima volta. Divertente, perché mi sono divertito a farlo. Effettivamente si fa veloce, quindi 36 secondi, si fa abbastanza veloce, non c'è niente di particolare, a parte quelle lingue infuocate, quella parte delle lingue infuocate che va fatta veramente a palla, presumo, per superarla senza avere problemi. Fammi sapere se ti mando nei commenti se... in quella zona dove ci sono i nemici che ho detto, magari ci sono effettivamente i blocchi nascosti che ti impediscono di tornare su. Mi pareva una cosa simile. Fammelo sapere nei commenti se è così oppure no. Può anche darsi di no, ci mancherebbe. Tra un attimo con quello che sarà l'ultimo livello di questo episodio. Andrea ci porta Adventure in the Castle, ambientato in New Super Mario Bros. U. Record di Pierce Ways lì così, in 26 secondi 353 millesimi, tentativi 124, riusciti 5, percentuale di successo 4,03. Ok, altro livello breve ma intenso, direi. Classico e corto ma bello, i tag classico. Un incrocio tra corto e classico, e classico. Bene così, ok. Perfetto, allora noi procediamo alla morte. Ci sono dei rotelloni per caso in giro? No, giusto per saperlo, eh. Come si nota, ho una certa familiarità con New Super Mario Bros. U, ma giusto un pelo, eh. Qui ci sono. Ho voluto fare troppo. È che comunque mi piaceva passare di sopra perché ho visto che c'è modo. Il punto è che in un'altra ambientazione ci sarei rimasto non so quante volte qui in questa zona. Con questa ambientazione no. Allora, parliamone. Ok, cerchiamo di stare qui fermi. Infatti ho detto sbaglio o c'è la doppia fiamma? Wow. Come? No. Yes. Bellissimo questo livello, lo sto adorando. Ma è qui come? Così. Poi lunghi, credo. Sono VIP, c'è una 1A. Lo so. Mi sono complicato la vita da solo per una cosa che non serviva.
però l'ho vista, mi sembrava giusto andare a prenderla. Questi livelli fatti in New Super Mario Bros. U sono la manna dal cielo, sono bellissimi, sono fantastici da giocare. L'ho detto in un altro episodio, se non ricordo male, ma io ne avevo provato uno in Super Mario Maker 1, tra l'altro, ho portato anche in video, se non erro, che praticamente emulava Super Meat Boy. Non so se l'avete presente il gioco, se non l'avete andate a giocare perché è uno dei giochi, uno dei platform più belli degli ultimi anni, veramente. Ormai ha diversi anni, però è fantastico, è bellissimo se adorate i platform, quelli tosti, difficili. E era emulato, praticamente era riportato coi rotelloni, era tutto un livello a rotelloni in New Super Mario Bros. U che emulava appunto Super Meat Boy. L'apoteosi veramente della difficoltà, ma anche della bellezza, perché era veramente fantastico. Questo un po' lo ricorda, perché ci sono dei punti belli, belli tosti, e io ti faccio i miei complimenti, Andrea, perché secondo me hai fatto una gran cosa. Io avrei continuato, l'avrei fatto un po' più lungo, però mi sembra che questo sia uno dei tuoi primissimi livelli, se non il tuo primo livello, quindi posso capire che tu l'abbia interrotto lì, non volevi forse cedere. E quindi alla fine magari hai fatto anche bene. Però un checkpoint e poi andare avanti ce l'avrei messo invece che la fine, perché sono belli questi tipi di livelli, sono veramente veramente belli. A me piacciono veramente tantissimo, tantissimo. Poi con questa ambientazione fantastica veramente. Allora, per questo episodio noi ci salutiamo qui. Spero vi sia piaciuto. Chiedo ancora scusa per me, per questi giorni. Chiedo venia veramente, però ormai è andata così. Da domani inizia la serie del nuovo Zelda, quindi ragazzi non ve la perdete sul canale, mi raccomando, non ve la perdete sul canale. Proseguiranno le altre serie, American Truck Simulator, Astral Chain, Super Mario Maker 2, e ci mancherebbe altro, con tutti i livelli che devo fare, quindi questa ci mancherebbe altro. Perciò non ve le perdete, mi raccomando, state sintonizzati sul mio canale. Vi ringrazio ancora tantissimo e di cuore per i 20.000 iscritti, veramente, veramente grazie, grazie. Davvero, ci tengo tantissimo a dirvelo perché per me è veramente importante questo obiettivo che abbiamo raggiunto e sorpassato ormai, quindi grazie, grazie di cuore. Per questo episodio vi saluto qui, io vi ricordo se vi va di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, condividerlo sui vostri social così mi date una mano a crescere come canale e noi ci vediamo alla prossima.